Signori cari, eccoci qua. Hola bagai, come la va? Era da tanto che mi chiedevate un video con tattiche da TH15 di attacco buone per riuscire ad apportare dei tris. E lo sappiamo tutti, il TH15 è un TH complicato, non è una novità. Quale occasione migliore? Allora, in questo caso, finalmente il mio clan Italian Reapers è riuscito ad arrivare in campioni 3. I miei ragazzi sono riusciti anche a utilizzare delle tattiche buone da mostrarvi come esempio e quindi siamo qua. Credo, chiedo a voi, in questo caso, allora a questo punto, un supporto con like, iscrizione al canale, guardare in descrizione che ci sono tutti i nostri social, mi raccomando seguiteci qua su YouTube con nuovi video, in live su Twitch e quando siete su Clash of Clans che fate qualche shoppatina, voi non vi costa nulla andare nel negozio, cliccare sulla C e scrivere Aplo e date un piccolo supporto. Non vi costa niente di più e noi ve ne siamo molto molto grati e riconoscenti. Allora, direi di non perderci ulteriormente in ciance e di andare in gioco. Eccoci qua sul mio TH principale. Questo è il nostro clan dove siamo riusciti ad arrivare in campioni 3. Vedete che qua ci sono in descrizione tutte le informazioni necessarie. Abbiamo anche clan satelliti, clan alleati, anzi più che satelliti, tipo Power Up in cui anch'io utilizzo altri account. C'è modo di gestirvi tutti se volete partecipare con noi, se volete migliorarvi, se volete conoscerci, tutto quello che serve. Detto questo piccolo inizio, andiamo a vedere gli attacchi e tutta la nostra CVL. Ecco qua, il simbolettino che ci mostra che siamo riusciti ad arrivare in campioni 3. Queste sono state le nostre giornate. Siamo partiti bene, con ottimi risultati, poi siamo andati un po' in decrescendo, diciamo così, eravamo quasi rimasti senza fiato. Fondamentalmente, però, siamo stati più bravi dei nostri avversari e siamo riusciti a qualificarci finalmente per campioni 3. Come primo attacco che volevo portarvi è da parte del signor Giovanni, Sir Aragorn, qua su Clash of Clans, utilizzato con i domatori supers. E vedete qua, ho utilizzato un barbarello per eventuali trappoline che potevano essere in zona. Flamethrower. Sempre tenendo un occhio, si procede nell'attacco, in questo caso si va con Queen ad ripulire la zona, regina avversaria, e cercandola di direzionarla verso TH, re a fannellare per bene. Questa era una zona particolarmente difficile, perché potevano esserci la statua del Warden a dar fastidio, lo Scatter, la regina avversaria, quindi bisogna stare molto attenti, mongolfiere per stanare trappoline, vedete, bombaroli per andare più avanti possibile, per aprire tutta la zona, gelo per bloccare la Queen, stare attenti alla statua del Warden e allo Scatter che fa male, invisibilità direi a dir poco fondamentale, arrivano ancora due bombaroli per gestire, monolito che inizia a picchiare la Queen e anche questo è un problema non da poco. In ogni caso il signor Giovanni è riuscito ottimamente a gestire il tutto, qua ormai il percorso per il TH è delineato, quindi ulteriore furia sulla Queen e si può procedere all'attacco con i domatori supers, con la Chem, con il Warden a seguire, stare attenti al castello gestendolo con un veleno, tanto la Queen prosegue nella sua pulizia e anche se abbandona a questo punto ormai il suo lavoro l'ha fatto. E qua restano ben poche difese, con una champ ancora da poter utilizzare il suo scudo, con tanta energia, ancora qualche truppetta di supporto. E arriva il Triss, come potete vedere, questo è un attacco, direi, importante per i TH15 e per cercare di portare Triss. Altro esempio di attacco molto buono, di tattica utilizzata spesso con i TH15, è questo qua fatto dal signor Sivax. Con domatori normali e domatori super e Queen Charge in questo caso, e viene detto spesso Twin Hog, diciamo così, domatori gemelli. Qua in questo caso vedete che ha stanato il castello, lo ha tirato in questa zona. Blimp a liberarsi di un po' di strutture importanti come Monolito e altre difese, perché voleva fare una volcata in questa zona centrale andandosi a prendersi il TH Scatter e un po' di strutture. Ok,
Qua gestione del castello con l'avveleno, bombarolo ad aprire la zona. Ulteriore bombarolo viene utilizzato per andare ad aprire questo ulteriore settore, per andarlo a gestire con il re, con una pozione di scheletrino a distrarre la torre infernale singola e il re stesso che era qua in posizione in difesa. Gestione con la Queen, che è complicata, come è inutile dirvi, con Scatter, Arco X, Volano e tutto quello che poteva dare più fastidio in zona, ma con Gelo, Furie e tutto quello che serve riesce a mantenersi l'abilità Invisibilità, vedete? Re che riesce ad andare ulteriormente in profondità e andare a distruggere anche Artiglieria Aquila e la Queen in difesa. Forse Artiglieria Aquila no in questo caso, ma comunque aveva già portato tantissimo valore. È partito l'attacco, come avete visto nel frattempo, da parte dei domatori super. Domatori normali vengono utilizzati di supporto per andare a liberarsi di qualche struttura più esterna e mantenere la champ e i domatori supers più all'interno possibile del villaggio. Vedete che mano a mano le difese cadono abbastanza facilmente. Possibilità di utilizzare lo scudo della champ, Gelo a liberarsi e a non prendere troppi danni dallo scatter. Ultime strutture, ultime difese e via che arriva il Triss anche da parte del signor Sivax. Direi non male, no? Direi non male. Altro esempio d'attacco? Eccolo qui! Utilizzare la Super Arcieri con il Blimp. In questo caso, in questa base, il signor Lupin ha notato che utilizzando solo un mastino, il Blimp riusciva ad arrivare senza grossi problemi fino alla zona centrale e a portare un ottimo devasto. Non c'era da gestire il castello perché in questo caso la titana non c'era, quindi non c'è da tirarla fuori, da stare attento che con la sua abilità, diciamo, con la sua aura poteva danneggiare le truppe all'interno e quindi da tirarla fuori nel caso. Vedete che riesce a distruggere PH, riesce a distruggere Arco X, distruggere Torre Infernale e quant'altro. Si sfruttano tutte le pozioni che si ha a disposizione. E dopodiché si procede con la camminata, detta così, o meno, io mi piace dirla così, la camminata degli eroi, ovvero con titane, con i reali, con curatori e tutto il resto. Si fa tutto il percorso, vedete qua, da ore 7 fino a ore 6, salendo verso l'artiglieria Aquila, andando a farsi tutto il girettino. Abbiamo anche dalla nostra, in questo caso su questa base, la possibilità di utilizzare l'abilità del Warden come ulteriore protezione delle nostre truppe. E vedete che poi il resto viene facile a portare il Triss. Gestione degli eroi, cercando di mantenerli sempre nelle zone più importanti, utilizzando l'abilità al bisogno. Nessuna difficoltà per Lupin, che si è studiato ottimamente il villaggio e ha saputo eseguire bene la tattica e portare il Triss di conseguenza. E voilà, direi. E voilà. Rimanendo in tema super arcieri, voglio portarvi questo attacco da parte di Angioletto sul TH15, come potete vedere, non maxatissimo, ma soltanto per mostrarvi intanto l'utilizzo dei super barbari nella fase successiva, ma in questo caso anche l'abilità del Warden come protezione del Blimp per arrivare più in profondità possibile. Gelo sul volano, gelo sul monolito, vedete che il Blimp arriva a destinazione. Qua si procede come nella fase precedente, con le clonazioni, con le furie, con l'invisibilità. Riesce a conquistarsi il TH, riesce a conquistarsi Archi X, Artiglieria Aquila, Torri Infernali e quanto serve. E a questo punto invece si va di percorso di gitarella degli eroi, di passeggiata come detto nell'esempio precedente, supportando con i barbari, andando a liberarsi delle strutture più esterne, cercando di mantenere gli eroi nelle zone più importanti, con la titana di supporto a liberarsi di trappole scheletrino che possono dar fastidio e impegnare gli eroi troppo in determinate zone. E vedete che anche in questo caso il Triss arriva, direi, abbastanza facilmente, no? Quindi altro esempio di utilizzo della Super Arcieri
qua con gestione di super barbari, prima con la gestione delle titane. Diciamo che vi ho portato entrambi gli esempi. Ultimo attacco che volevo portarvi come esempio di TH15, di tattiche da utilizzo su TH15, è questo qua. 6 zap, terremoto e titane, eseguito dal buon Ares. Questa era la base ideale per questo attacco, a quanto pare. Vedete che ha fatto una Warden Walk a partire da ore 1-2, zappettata con terremoto a liberarsi di monolito e torre dell'invisibilità in questo caso, visto che era lì vicino, male non fa. Gestione della zona, perché con il Warden riesce a liberarsi di un po' di strutture di TH e a stanare eventuali trappolini di scheletrino. Si va di supporto a questo punto con il Flame Flinger, che riesce a conquistarsi il municipio ed è tranquillo perché non ha strutture che possano dargli fastidio, trappoline e quant'altro. L'Arco X viene gestito con il Warden. A questo punto si va di richiamo con la Queen, re lateralmente con qualche truppettina, con qualche strega, con qualche mongolfiera. Si crea il funnel, arrivano i golemice, arrivano le titane e a questo punto si va di gestione del percorso con tutto quello che serve. Da notare in questo caso il sapiente utilizzo di qualche domatore per andarsi a liberare di questa zona di torre infernale singola, di capannina e di volano che potevano dar fastidio alle truppe di Ares, in particolare con i curatori, con l'inferno singola e tutto quello che poteva dare problemi nel percorso. C'era già anche la Champ in azione. Qua le truppe iniziano un pochettino a disperdersi, ma viene già portato tanta distruzione. La Champ è fondamentalmente molto tranquilla. La Queen pure. Vedete ancora Titane nel pieno della salute. Flamefinger ancora in azione. Sta facendo ottime pulizie. E non può che arrivare il Triss. Ultimi secondi, ultime strutture. E si va. Credo di avervi portato dei buoni esempi. E mia ulteriore intenzione di portarvi altri attacchi di questo genere. Quindi spero di avere altre occasioni in seguito di portarvi questo genere di video. E che altro dire? Come già detto, se volete supportarci, se volete partecipare alle nostre attività, questo è il nostro clan. Quindi non esitate a far richiesta. Direi che ci vediamo in altre occasioni. Noi intanto lasciateci like su questo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, qua su YouTube, seguiteci in live su Twitch, descrizione con i nostri social, mi raccomando che sono importantissimi, code creator Aplo, e noi ci vediamo alla prossima, signori, ok? Bye bye!